Ok, siamo in diretta. Aspettiamo qualche minuto per lasciare tempo a tutti di entrare, di riuscire a seguire e poi cominciamo. Allora, siamo in attesa che anche tutti i giornalisti che si sono accreditati entrino nella, nella room, nella stanza di attesa. E prima di iniziare, ricordo che eh, la conferenza stampa prevede una parte di, di interventi di descrizione, sia a livello europeo, che internazionale, che italiano, chiaramente. E quindi eh, daremo spazio anche ai giornalisti per. E eventuali domande chiarimenti sulla campagna. Eh, ringrazio ancora eh, tutti quelli che hanno richiesto di partecipare alla conferenza stampa. Aspettiamo soltanto eh, pochi secondi, pochi minuti per eh, far entrare i eh, giornalisti che mi hanno confermato la presenza. <coughs> Buonasera ecco, Leonardo che si è collegato, do subito la parola a Vittorio per il primo, per il primo intervento. Prego Vittorio. Buonasera a tutte e a tutti, vi ringraziamo molto di essere qui a seguire questa nostra conferenza stampa, ringraziamo sia chi è qui nella stanza, nella room, cioè i giornalisti e sia a tutti coloro che ci stanno seguendo nella uh, diretta Facebook sulla pagina righttocure.it. Siamo qui per presentare una iniziativa dei cittadini europei estremamente importante. Il titolo di questa iniziativa è Right to Cure, diritto alla cura. L'obiettivo è la raccolta di un milione di firme da presentare alla Commissione europea entro un anno che parte da oggi quindi entro il 30 novembre del 2021 con l'obiettivo di rendere accessibili i farmaci e i vaccini a tutte le persone la raccolta di firme terminerà con la consegna alla Commissione Europea. La Commissione Europea chiamerà il comitato, il comitato è formato di quell'internazionale da una decina di persone. Io sono nel comitato in rappresentanza dell'Italia, sono attivista e membro del direttivo di Medicina Democratica, ma rappresento l'insieme, il pool delle realtà che aderiranno e aderiscono a questa iniziativa. La Commissione avrà poi alcuni mesi per presentare nelle stanze europee un'iniziativa che interloquisca con quanto stiamo chiedendo noi e dovrà prima di tutto fare un'audizione col comitato internazionale. Qual è l'obiettivo generale? Noi sappiamo che i farmaci e i vaccini sono regolati dagli accordi TRIPS sono gli accordi sulla proprietà intellettuale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Questi accordi TRIPS danno la possibilità all'azienda che produce e che mette sul mercato il vaccino o il farmaco di avere il monopolio nella produzione e di fatto anche nello stabilire i prezzi per vent'anni. Questo fa sì che sia molto difficile riuscire ad accedere alle terapie e diventa praticamente impossibile per i paesi più poveri. Questa condizione di eh, monopolio ha una lunga storia. Eh, noi possiamo ricordare nel 2001 quando Mandela, di fronte all'epidemia di AIDS, di fronte al fatto che aveva una popolazione dove le donne dei 14 ai 40 anni, il 30% erano infettate dall'HIV, non riuscendo ad arrivare a un accordo con Big Pharma per accedere ai farmaci, utilizzerò una licenza obbligatoria, cioè una possibilità fornita dagli accordi TRIPS per autorizzare delle aziende sudafricane alla produzione dei farmaci generici. Fu denunciato. Il suo governo da 39 multinazionali, la eh, vertenza andò avanti per diversi anni. Iniziò nel 96, terminò nel 2001, quando Big Pharma ritirò la denuncia contro Mandela. Ma nel frattempo, come ricordò lo stesso Mandela nel discorso del 19 aprile del 2001, centinaia di migliaia di sudafricani erano morti di AIDS. Quindi la questione dei brevetti ha una storia lunga e Complicata, però siamo di fronte anche a situazioni che possono andare e realizzarsi con modalità diverse. Noi non stiamo chiedendo l'impossibile, vogliamo ricordare che, nella storia della medicina, il dottor Salk collocò il suo vaccino antipolio sul mercato senza alcun brevetto. Rendendolo totalmente disponibile per tutta l'umanità. Sappiamo, però, anche, che proprio recentemente questa questione dei brevetti è diventata drammatica. Pensiamo alla vicenda dell'epatite C legata al farmaco sofosbovir e ai prezzi altissimi che l'azienda stabilì e quindi l'impossibilità di procurarselo. Noi con questa campagna vogliamo agire su tre terreni. Primo, chiedere che sia possibile e che la Commissione europea non ponga problema al fatto che anche i paesi europei possano ricorrere alle licenze obbligatorie, cioè alla possibilità di produrre farmaci generici senza rispettare il brevetto nella situazione nella quale non si trova un accordo con le aziende perché propongono prezzi troppo alti e si è in una situazione di pandemia. Sono eccezioni degli accordi TRIPS già previsti ma che devono poter essere attuati. Chiediamo che l'Unione Europea faccia il possibile al suo interno per rendere disponibili farmaci e vaccini. Chiediamo in particolare che siano resi disponibili da subito tutti quei prodotti e quei vaccini che vengono prodotti con i finanziamenti pubblici anche dell'Unione Europea. Noi ci troviamo in una situazione incredibile, dove con soldi pubblici finanziamo, contribuiamo a finanziare la ricerca per prodotti che poi dobbiamo acquistare a prezzi altissimi. Il sec secondo aspetto è che chiediamo che l'Unione Europea non imponga il rigido rispetto di questi accordi negli accordi commerciali con paesi terzi. Purtroppo molte volte l'Unione Europea quando fa un accordo commerciale con altri paesi pone il vincolo del rispetto dei brevetti impedendo ai paesi di utilizzare le eccezioni degli accordi TRIPS. Terzo settore sul quale noi chiediamo un intervento della Commissione europea è sullo scenario internazionale. Proprio il mese scorso, India e Sudafrica hanno avanzato la proposta all'Organizzazione Mondiale del Commercio di sospendere i brevetti per permettere l'accesso universale a farmaci e vaccini. Nonostante l'appoggio dell'OMS, l'OMC, cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha rifiutato questa proposta e nessun pronunciamento in favore di tale proposta è arrivata dall'Unione Europea. Noi chiediamo che invece l'Unione Europea e la Commissione Europea svolgano un ruolo diverso in questo campo, anche nel piano internazionale. Chiediamo inoltre che vengano potenziati quei meccanismi attraverso i quali si costruiscono dei pool, dei box, dove vengono inseriti farmaci che sono risultato anche di ricerca pubblica a disposizione di tutti. Per ora queste iniziative a livello internazionale sono state realizzate per i paesi del sud del mondo, noi pensiamo che tutto questo debba essere ampliato. Non dimentichiamoci che parliamo in questo momento di una pandemia che ha prodotto finora a livello mondiale quasi un milione e mezzo di decessi. Tutti parlano dei vaccini, ma anche qualora i vaccini dovessero essere disponibili nel giro di qualche mese, non sarebbero comunque fruibili dalla stragrande maggioranza della popolazione mondiale. Non solo. I tempi della loro produzione sarebbero estremamente ristretti vista la situazione per cui a produrli sarebbero unicamente le aziende intestatarie della licenza e quindi del brevetto. In questo momento noi stiamo facendo una conferenza stampa in contemporanea in tutti i paesi dell'Unione europea e quindi una campagna europea, forse. Probabilmente io direi che a noi risulta essere la più grande campagna per il diritto alla salute che sia mai stata realizzata all'interno dell'Unione Europea. Il nostro messaggio è estremamente semplice. Noi riteniamo che nessuno debba poter fare dei profitti sulla salute collettiva. Nessuno ha il diritto di fare speculazioni finanziarie quando ci sono milioni e milioni di persone che rischiano il decesso. Abbiamo formato in ogni nazione e quindi anche in Italia un comitato promotore. Il comitato promotore italiano mette insieme ricercatori, professori, personalità impegnate da anni nella difesa dei diritti umani e attivisti sociali. Eh, oltre al sottoscritto, fanno parte del eh, comitato eh, Gino Strada, fondatore di Emergency, Riccardo Petrelli, economista agorà degli Abitanti della Terra, Silvio Garattini, medico, ricercatore e fondatore dell'Istituto eh, Mario Negri, Maria Bonafede, pastora Valdese, Don Luigi Ciotti, presidente di Libre del Gruppo Bele. Raffaella Bolini del Dialogo Globale, Marco Bersani, responsabile Attacca Italia, Monica Di Sisto, vicepresidente di Firewatch e Roberto Morea di Transform Italia. Abbiamo poi deciso di avere un invitato straordinario eh, europeo ma extra eh, Unione Europea e cioè Franco Cavalli, oncologo di fama mondiale, già presidente dell'Unione Internazionale contro il cancro che eh, risiede in Svizzera. Eh, dopo il lancio di questa eh, campagna attraverso la conferenza stampa, noi rivolgeremo la richiesta di adesione alla campagna di formazione quindi di un comitato di sostegno nazionale a eh, decine, decine e io direi anche centinaia di organizzazioni italiane, parliamo di associazioni, parliamo di sindacati, ci rivolgeremo anche alle forze politiche, un comitato il più ampio possibile. A livello internazionale abbiamo già adesioni molto importanti, mi limito a citare quella di Medicos Mundi, di Oxfam internazionale, di People Health Movement Europe, che è la, il coordinamento dei movimenti per il diritto alla salute più importante a eh, livello mondiale. Ci siamo dotati di un eh, sito, il sito italiano è right2cure.it, col tu messo come numero, quindi right2cure.it. È possibile da oggi firmare questa eh, richiesta, questa iniziativa dei cittadini europei sul sito no profit on pandemic.eu ripeto no profit on pandemic.eu eh, la raccolta di firme avviene eh, sul web per cui per via telematica è sufficiente avere la carta d'identità e l'operazione impiega eh, pochissimi eh, minuti direi un paio di minuti e si può aderire io mi fermo qua per ora nella presentazione dell'iniziativa, non credo sia necessario sottolineare ulteriormente l'importanza e eh, do la parola a eh, Mark Botinga del Comitato Europeo della campagna Right to Cure. Prego Mark, grazie che sei qua con noi. Grazie Vittorio, spero che tutti mi possano sentire. Ovviamente innanzitutto mi scuserò subito per l'italiano, però essendo belga, eh, come potete immaginare, non è la mia eh, prima lingua. Um, sono invece molto contento e, e, ed onorato di essere stato invitato qui um, da, 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 dal Comitato Italiano perché penso... Um, che, se abbiamo capito qualcosa negli ultimi mesi a livello del Parlamento europeo, eh, è stato tutto il peso che ha eh, l'industria farmaceutica eh, sulle eh, decisioni che vengono prese a livello europeo. Um, ho visto, cioè, io ho avuto una grande speranza ad aprile quando la Presidente della Commissione europea è venuta in Parlamento europeo a eh, promettere che il vaccino eh, sarebbe diventato un eh, bene pubblico comune, cioè universale. Eh, mi sembrava una promessa importante ed invece abbiamo capito strada facendo ehm, che la Commissione in realtà eh, non ci attaccava nessun, nessuna conseguenza giuridica. Um, ha finalizzato questo, questa retromarcia diciamo ad ottobre quando uh, mi ha risposto esplicitamente a una domanda parlamentare dicendo no ma noi lo intendevamo più così per sottolineare l'importanza di un vaccino per tutti non uh, con conseguenze giuridiche ed invece penso che um, sono proprio le, le conseguenze giuridiche um, sui diritti di proprietà intellettuali che sono importanti, perché se noi vogliamo, e penso che questo eh, di fronte alla pandemia eh, sia essenziale, che eh, tutti abbiano accesso eh, ad un vaccino eh, sicuro, poi sotto controllo democratico, importa innanzitutto eh, garantire un, al di là della qualità ovviamente dei contenuti, anche una disponibilità. Sappiamo oggi che nessuna azienda sarà in grado di fornire un vaccino a tutti, non è, non è un segreto, e quindi anche da lì che viene l'iniziativa dell'India e del Sudafrica, togliendo diciamo, i brevetti ci permetterebbe di produrre molto più largamente in quantità superiori. Um, il, um, il vaccino. Secondo luogo ovviamente c'è anche la questione del prezzo perché un, una serie di paesi, uh, il, cui il mio, hanno promesso di uh, fornire il vaccino gratis ai cittadini, ma ovviamente gratis significa in questo caso che sarà portato dai, um, dai bilanci nazionali o dai sistemi di sicurezza sociale. Um, pagando poi purtroppo quello che uh, in realtà abbiamo già pagato uno, due, tre volte uh, perché questi vaccini sono stati sviluppati con fondi pubblici uh, stiamo pagando adesso l'espansione della capacità produttiva e pagheremo poi anche per uh, vizi nascosti uh, o difetti difetti nascosti uh, come è stato confermato in questa settimana da, dalla Commissione europea stessa che saranno in caso di um, di danni da pagare uh, a livello della responsabilità civile gli stati membri a dover assumerne una parte. Um, quindi per tutti questi motivi mi sembra sia a livello della disponibilità, sia a livello uh, per quanto riguarda diciamo, il costo, uh, importantissimo farne un bene pubblico comune in questa lotta contro, um, contro diciamo, il COVID che ci riguarda tutti e quando dico tutti eh, ovviamente penso all'Europa ma penso anche al, al mondo e quindi sono molto contento di questa iniziativa cittadina che io ovviamente vorrei appoggiare e vi, vi, vi auguro tutto, tutto il successo um, possibile perché um, il grande vantaggio di un'iniziativa cittadina al di là del fatto che dimostra che ci sono... Uh, c'è una mobilitazione cittadina di fronte al, al, al potere, all'influenza delle grandi industrie farmaceutiche anche il vantaggio che uh, quando uh, le firme vengono raggiunte uh, che la Commissione Europea debba posizionarsi il che uh, non è un dettaglio perché ci permette di, di chiedere un posizionamento chiaro e magari anche un'iniziativa legislativa da parte del, della Commissione Europea Um, quindi è molto di più di una semplice petizione, è veramente uno strumento legale e uh, penso che avremo delle belle lotte, una, um, una causa molto importante uh, per, gli, per i prossimi mesi uh, per uh, raggiungere il numero di firme necessario. Ecco, mi fermo qui e vi ringrazio un'altra volta per uh, non solo l'attenzione ma anche tutto. Uh, tutta l'energia e l'impegno che uh, chiaramente c'è in Italia e in tanti altri paesi europei. Grazie moltissimo Mark che è un po' il coordinatore di questa uh, campagna europea. Adesso diamo la parola a uh, Franco Cavalli, il nostro centroavanti, diciamo così, <ride> il fuori classe in Europa oncologo già presidente dell'Unione internazionale contro il cancro ci può aiutare molto anche se non può firmare ovviamente perché non è cittadino dell'Unione europea prego grazie mille Vittorio mi fa molto piacere di poter partecipare a questa conferenza stampa eh, ecco lo faccio come ha detto eh, Vittorio Agnoletto in base alla mia esperienza quale ex presidente dell'Unione internazionale contro il cancro, ma essendo stato anche per molti anni, sino a poche settimane fa, è membro della commissione dell'Organizzazione mondiale della sanità che si occupa dei farmaci essenziali. E eh, In queste due situazioni, l'Unione internazionale contro il cancro e eh, il Comitato dei farmaci essenziali dell'OMS, ho potuto toccare con mano il disastro che stiamo vivendo, soprattutto nei paesi poveri, eh, in tutta una serie di situazioni, ma direi soprattutto per quello che mi concerne, eh, per i farmaci antitumorali. Anche se, per esempio, la situazione pensando ai farmaci contro l'epatite C non è molto diversa per una serie di altri farmaci, ma. <coughs> Nella situazione dei farmaci antitumorali è particolarmente paradigmatico. Basti pensare che negli ultimi 25 anni il costo medio di questi farmaci è aumentato di più di 50 volte e, ehm, e che questo aumento non ha, e ci sono molti studi scientifici che lo dimostrano, nessuna correlazione né con l'efficacia dei farmaci né con eh, i costi di produzione. Tant'è vero che eh, all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, i paesi del Sud eh, negli ultimi anni hanno tentato spesso con delle mozioni di spingere l'OMS ad assumere una posizione forte domandando ai monopoli farmaceutici che rendano finalmente trasparenti i loro costi, perché loro sostengono sempre, per esempio nel settore del, degli antitumorali, che sviluppare un nuovo farmaco costa dai 2 ai 3 miliardi di euro. Studi scientifici condotti negli Stati Uniti ma anche in Europa hanno dimostrato che è perlomeno un logaritmo di meno, siamo attorno ai 200 milioni e 250, ma nessuno lo sa esattamente perché i grandi monopoli fanno rientrare nelle spese eh, di ricerca ogni genere di spese che eh, loro, eh, che loro eh, fanno. Queste mozioni sono sempre state bocciate dai paesi industrializzati che sotto la pressione dei monopoli farmaceutici sono contrari a che si esiga da loro una trasparenza sui loro costi. Questo è un punto, direi, fondamentale proprio verso anche il grande eh, pubblico. Come diceva Vittorio, contro questi prezzi esosi... Basti pensare che i nuovi farmaci antitumorali possono costare fino a 150.000 euro all'anno per un paziente. E basta pensare che le, i monopoli farmaceutici hanno una percentuale di profitto del 25-30%, cosa che nessun'altra industria al mondo ha. L'unica vera arma è quella delle licenze obbligatorie, che sono previste. Eh, negli accordi TRIPS, nei quali c'è scritto che in situazioni straordinarie i governi possono fare ricorso alle licenze obbligatorie e quindi usare i generici anche se i brevetti sono ancora validi. E sicuramente eh, questi costi che sono esplosi e che non permettono alla stragrande maggioranza dei pazienti nei paesi poveri di accedere a questi farmaci, rappresentano una situazione eccezionale. Bisogna dire che oltre a Mandela, eh, l'ULA era riuscito in un paio di casi ad usarle, e eh, secondo me questa è una delle ragioni per cui poi eh, l'hanno messo da parte: insomma, no? i grandi monopoli eh, con il loro colpo eh, di Stato. Come detto bene eh, Vittorio, il fatto è che molto spesso le autorità politiche sostengono eh, così, eh, aiutano i monopoli farmaceutici ad impedire che ci siano le licenze obbligatorie. Vi faccio un esempio nostro della Svizzera. La Colombia eh, voleva richiedere una licenza obbligatoria per un farmaco molto utile. Eh, che trasforma praticamente la vita dei pazienti con una certa forma di eh, leucemia. Questo farmaco è prodotto dalla Novartis, che ha sede in Svizzera, e il governo colombiano era pronto a farlo. Il governo svizzero è intervenuto e ha detto se voi lo fate noi vi tagliamo tutti gli aiuti economici. Quindi vedete questo collegamento tra le autorità politiche, non solo europee, ma per esempio anche nel caso della Svizzera, con le... Multinazionali farmaceutiche per impedire l'uso di, eh, di questa eh, così, eccezione prevista dagli accordi, dagli accordi TRIPS. Ora, noi qui in Svizzera un anno fa abbiamo lanciato una petizione con la quale domandavamo al governo svizzero per una serie di farmaci, soprattutto utili nel trattamento del carcinoma della mammella e per cui ci sono i generici prodotti in India e in Cina che si potesse accedere alle licenze obbligatorie e in poche settimane abbiamo raccolto più di 50.000 firme. Quindi io sono molto eh, così ottimista che si riuscirà a raccogliere un milione di firme nella comunità europea. Naturalmente la nostra petizione non ha avuto successo, per cui continuiamo su questa strada e siamo molto contenti che ci sia eh, questa iniziativa. e ci sono già, e ne ho parlato con Vittorio, anche delle personalità svizzere ancora molto più conosciute di me che sono disposte a darci eh, una mano. Ultima osservazione: è stato detto prima che eh, l'Unione Europea, dopo alcune dichiarazioni altisonanti, sta facendo marcia indietro sulla storia dei, dei vaccini. Lo stesso sta capitando con il nostro governo. È da stamattina la notizia che. Eh, negli accordi che sono ancora del tutto segreti con eh, i produttori principali di questi vaccini, eh, il governo svizzero, che farà pagare il vaccino dal sistema eh, così, sanitario, eh, sta però assicurando a questi monopoli che sarà lo Stato svizzero a pagare per eventuali effetti collaterali a lunga scadenza che non conosciamo, siccome la regola oggi è eh, che questi farmaci nella situazione eccezionale vengano accettati per la registrazione già dopo un periodo di osservazione di soli tre mesi, quindi molto poco. Quindi anche qui siamo in una situazione esattamente uguale a quella dell'Unione Europea, per cui ecco, spero che potremo vicendevolmente darci un aiuto in questa battaglia fondamentale che per me è una delle battaglie principali nella realizzazione dei... Minimi diritti umani per tutte le persone. Grazie moltissimo, Franco. A proposito di quello che hai detto eh, proprio due giorni fa, Mark Botenga ci comunicava no? che ha avuto una risposta dalla Commissione Europea e che anche in Europa sarà l'Unione Europea a risarcire eventuali danni provocati da questi vaccini, alcuni quali? So, non lo sappiamo perché sono all'interno di accordi segretati tra la Commissione europea e le aziende farmaceutiche. Capite che anche questa questione della trasparenza è assolutamente importantissima. Sarebbe la prima volta nella storia della medicina nella, in, in, in cui si verifica il fatto che un soggetto istituzionale risarcisce dei danni provocati da farmaci, ovviamente prodotti da aziende private. È una cosa. Gravissima. Aggiungo che il, il professor Franco Cavalli citava prima l'esperienza del Brasile, che qualcosa è riuscito a ottenere, dopo il Brasile provò San Domingo, ovviamente a un peso molto minore del Brasile e non ottenne assolutamente nulla in termini di eh, spazi per poter utilizzare quei farmaci. Quindi una situazione grave a livello proprio mondiale. Diamo la parola adesso. A Monica Di Sisto che è vicepresidente di Firewatch. Eh, ciao Vittorio, grazie, grazie a tutte e a tutti e grazie a chi ci sta ascoltando. Beh, eh, il 24 novembre abbiamo festeggiato il venticinquesimo anno dell'accordo TRIPS, quindi, il venticinquesimo anno in cui eh, i diritti eh, di proprietà intellettuale sono stati pro pro protetti da un accordo eh, internazionale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che in quanto l'Organizzazione Mondiale del Commercio ne ha enfatizzato tutti gli aspetti mercantili, eh, permettendo proprio quella privatizzazione eh, della, della, appunto, anche della conoscenza scientifica e della ricerca e accelerando eh, la possibilità per gli stati di imporre eh, anche a chi non ha una eh, legislazione interna così protettiva come quella appunto eh, statunitense e europea, la commercializzazione e la protezione eh, dei diritti di proprietà intellettuale diciamo, rispetto invece ai diritti umani e ai diritti dell'ambiente. Perché è rilevante e particolarmente rilevante in questa fase? Uno, perché eh, in tutti questi anni eh, la battaglia per far prevalere il diritto alla salute, eh, il diritto diciamo, a una eh, protezione della salute pubblica, e quindi al fatto che le casse degli stati non vengano svuotati per, come spiegava eh, bene il professore prima, ritarcire dei presunti diritti di proprietà e di produzione, che in realtà però non hanno alcun riscontro in nessuna pezza eh, giustificativa evidente da parte di Big Pharma, è sempre stato contrastato eh, dalle organizzazioni della società civile come la nostra, eh, abbiamo condiviso in questi 20 e passa ormai anni di attività eh, che spesso è stata comune, come ricorderai Vittorio, proprio questa battaglia. Ricordo a Genova, ma anche successivamente a Cancun, arrivavamo con dei blister di, di pasticche vuoti proprio a dimostrare che dovendo sostenere quei costi di risarcimento eh, dei cosiddetti costi di Big Pharma, in realtà agli Stati non rimaneva niente. Eh, per proteggere il diritto alla salute dei loro cittadini. Nel 2003, proprio a Cancun, per il fatto che la, la, la ministeriale del commercio cadde, ottenemmo un primo waiver, ossia la possibilità per i paesi più poveri di sospendere la protezione di questi diritti eh, di fronte chiaramente a, a gravissimi problemi eh, o pandemici o equivalenti. All'epoca erano i tempi dell'HIV. Dell e della anche diciamo in, ignota ancora difficile da di, diciamo di espansione della, della della patologia di difficile gestione eh un rinnovo sulle ceneri delle torri gemelle a Doha, se ricordi, è scaduto questo rinnovo proprio sotto la pandemia Covid e la cosa scandalosa, se mi permettete, è che mentre noi eravamo a geometrie variabili, a geografie variabili in casa chiusi per la prima eh, per il primo lockdown di risposta alla pandemia, in realtà i nostri stati a partire proprio dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti si rifiutavano di rinnovare questo waiver, quindi questa sospensione, anche per i paesi più poveri, proprio mentre la pandemia mordeva. Da metà ottobre questo rinnovo è in discussione a Ginevra e non è mai stato eh, affrontato in modo efficace eh, rubo le parole di un negoziatore del Pakistan che ha detto noi saremo eh, i rappresentanti che verranno ricordati per aver sotto pandemia eh, approvato un accordo sulla pesca e non aver approvato alcun accordo sulla protezione del diritto alla salute. Siamo messi in queste condizioni. La nostra commissione non soltanto protegge quindi i diritti di Big Pharma, ma protegge anche e soprattutto quel diritto alla ovacità, alla non trasparenza che sta facendo sì che la ricerca non possa convergere eh, nella definizione di un vaccino che sia comune e il più efficace possibile. Ricordo. Che eh, diversi stati e diversi governi hanno finanziato le proprie imprese che hanno lavorato su diversi filoni vaccinali che non hanno mai accettato di convergere in ragione di un diritto superiore alla salute, eh, facendo cadere le barriere brevettuali, eh, per a, aumentare diciamo, la capacità di ricerca. La cosa paradossale è che il brevetto nella sua origine, proprio quando nacque. Nacque proprio perché nel momento in cui c'era la registrazione dell'innovazione, l'inventore poteva dire, l'ho inventato io, e poi mettere quella ricetta, quel progetto, quella innovazione a disposizione della comunità scientifica perché ci si lavorasse insieme, proprio perché quella, quella scoperta fosse il volano per nuove scoperte. Quindi la commercializzazione, come spesso è successo anche per altre cose, per altri diritti, che nelle nostre vite associative ci troviamo a difendere, a rivendicare la commercializzazione, quindi l'enfatizzazione, la messa sul mercato del diritto di proprietà intellettuale ha trasformato questo strumento di, eh, come dire, individuazione dell'innovazione e dell'innovatore e di, eh, che, ha, che ha consentito almeno all'inizio di, di questo nuovo meccanismo alla comunità scientifica di avanzare l'ha trasformato praticamente in un diritto di proprietà inalienabile e superiore ai diritti soggettivi. Questo diciamo è stato avversato dalle organizzazioni che lavorano sul commercio fin dai primi momenti del primo lockdown. Siamo alla, diciamo, alla fase, speriamo, finale per molti paesi del mondo del secondo lockdown, col profondo ottimismo che ci anima. Forse affronteremo una terza... Una terza ondata ancora, la Commissione europea non si assume la responsabilità come sede di alcune delle più importanti eh, case farmaceutiche, gruppi farmaceutici, farmaceutici internazionali, almeno di permettere la circolazione e la, la, la semplificazione delle procedure eh, di licenza obbligatoria per almeno i farmaci fondamentali, non parliamo della parte Covid che è vista come il dorato della nuova ricetta, delle nuove, diciamo, della nuova, del nuovo filone di ricerca ma addirittura per i farmaci essenziali. Ora, quindi benvenuta Alice. Facciamo che questa sia un'occasione per portare a un pubblico più ampio questi temi così complessi, ma soprattutto facciamo che sia lo strumento per portare fuori la Commissione europea dalla sua retorica, perché non è possibile che le ragioni del commercio vincano anche sulle ragioni della salute. Chiudo con un piccolo eh, spaccato della situazione italiana. Ehm, L'Italia non soltanto diciamo, accetta passivamente le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma si è schiaffata a tutta una serie di accordi bilaterali in virtù della sua adesione all'Unione all Europea che la portano anche a danneggiare le sue entrate. Eh, nel mh, aver sottoscritto il trattato di libero commercio con il Canada, ehm, l'Europa ha aperto una finestra dei negoziati eh, bilaterali ancora più protetti dei negoziati UTO dal punto di vista della riservatezza proprio sui meccanismi di risarcimento del, della spesa pubblica il famoso payback cioè quei soldi che eh, lo stato italiano assorbe dalle case farmaceutiche a fronte dell'acquisto sempre da parte dello stato italiano e della iperprescrizione dei nostri medici e del sistema sanitario nazionale. Beh, i, i nostri simpati, le nostre simpatiche case eh, farmaceutiche europee e canadesi e statunitensi attraverso le loro consociate canadesi stanno chiedendo allo stato italiano conto ragione delle percentuali di payback cioè di questo piccolo salvadanaio sapete che cosa ci ha comprato essenzialmente cosa ci ha fatto essenzialmente l'italia con questo salvadanaio del payback beh quelle poche terapie intensive che hanno salvato gli italiani nella, soprattutto nella prima fase eh, della, della pandemia quel po' che c'era lo dobbiamo al payback cioè quindi dobbiamo, lo dobbiamo a quei soldi che abbiamo cacciato a forza dalle, dalle tasche delle multinazionali e stiamo aprendo però con, il, con questi tipi di negoziati poco trasparenti la possibilità alle multinazionali per farci causa siamo dei perfetti imbecilli quindi speriamo che con questa diciamo ice riusciamo a recuperare terreno a dimostrare quantomeno di avere un minimo di razionalità e di capacità politica e grazie ancora a Vittorio per questa iniziativa Grazie Monica. Intanto cominciano ad arrivare le adesioni. È arrivata l'adesione, non abbiamo ancora lanciato la campagna, è già arrivata l'adesione di Mimmo Lucano. Siamo estremamente contenti di questa eh, adesione. Eh, noi andiamo avanti a parlare del mondo. Riccardo Petrella è economista, responsabile della degli abitanti della Terra. Anche lui non ha bisogno di presentazione, anche perché è impegnatissimo in questi giorni per una scadenza dell'ONU. La parola a Riccardo, proprio su questo tema. Sì, grazie. Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Grazie a Vittorio. Io qui rappresento l'Aguara degli abitanti della Terra, che è una soluzione che abbiamo creato due anni fa e il cui obiettivo è di contribuire alla costruzione dell'umanità anche sul piano politico e istituzionale, che sia capace di essere un attore chiave della regolazione mondiale per la salvaguardia, la cura e la promozione del diritto alla vita di tutte le specie viventi e non solo degli esseri umani. Ed ecco in questa logica che a maggio scorso abbiamo lanciato, il primo maggio, abbiamo lanciato una campagna per una politica mondiale, globale, pubblica della salute fondata sul diritto alla salute, nella giustizia e nell'uguaglianza e sui beni pubblici mondiali come la salute, libera quindi dai brevetti e fuori dalle logiche di mercato e del rendimento finanziario. Questo spiega perché siamo molto contenti di poter appoggiare e sostenere con tutte le nostre forze la nostra associazione presenta attiva e ora circa 15. Di paesi del mondo e recentemente, ieri abbiamo chiuso la raccolta di film e sostegno all'iniziativa che noi abbiamo preso di sottomettere un documento alla sessione speciale dell'ONU. Che il 3-4 dicembre discuterà per l'appunto delle risposte da dare alla pandemia. Noi siamo molto contenti di poter appoggiare eh, la Right to Cure dell'Unione. De... De... Di molti cittadini per tre ragioni. La prima ragione è perché questa iniziativa cittadina eh, riporterà sull'agenda del tema centrale del dibattito politico il problema dei diritti, perché in fondo eh, le nostre società non parlano più di diritti, le nostre società e nel caso della salute specialmente parlano di accesso ai medicinali e ai vaccini non mai parlano di diritti, parlano di come permettere che il consumatore o colui che è ammalato possa avere accesso agli strumenti di cura. E per noi la politica della salute non è una politica essenzialmente di accesso economico ai medicinali e ai vaccini. La politica della salute, io penso che l'iniziativa Lice Europea metra per l'appunto l'accento su queste cose, la politica della salute è una politica che investe tutti i campi, cioè dire tutte le condizioni economiche, ambientali, umane, sociali, politiche, culturali, tecniche, che plasmano lo stato di salute di un individuo o di un gruppo sociale. Il fatto di insistere sul diritto anziché sull'accesso, tra l'altro avete notato che sempre oramai. Eh, tutti i poteri dominanti parlano sempre di accesso alla salute, accesso all di accesso all'educazione, di accesso all'acqua, mai di diritto. E nel caso della salute, perché non possono parlare di diritto? Proprio per l'appunto, perché loro si basano su eh, un principio postulato fondamentale di base, che è quello che è il diritto di proprietà intellettuale, monopolistica, esclusiva per vent'anni. A scopo di lucro, questo è il brevetto sulla vita. Importante dunque il fatto che l'ICE metta l'accento su, per il momento, eh, l'utilizzazione della licenza obbligatoria. Perché c'è questa regola che avete tutti ricordato che permette a uno Stato di produrre i brevetti e i vaccini senza rispettare le regole del brevetti. però è una una soluzione provvisoria e tra l'altro ogni volta che gli stati hanno tentato, lo avete detto anche tu Vittorio, Marco e gli altri, eh, eh, hanno ricevuto molte badoste in testa, anzi non si sono mai riusciti praticamente a fare. Quindi è importante che l'Europa e noi cittadini ora ci riesca rispetto a questa licenza obbligatoria, però il problema fondamentale è che non si possono avere i diritti perché il brevetto è contro i diritti. Il brevetto sul vivente ha ucciso la logica dei diritti universali del brevetto e per questo l'obiettivo a termine è di abolire i brevetti e di creare un regime o oh, delle regole sulla proprietà intellettuale che sia collettiva. Ecco da lì, in seconda regione, che noi, la seconda regione per la quale interveniamo in molto forte il sostegno lice è il concetto di bene pubblico. Anche lì... Il bene pubblico oramai significa praticamente, e la Presidente della Commissione europea l'ha dimostrato, che per bene pubblico si intende che i poteri pubblici comprano i diritti, comprano i brevetti, comprano i vaccini, comprano i medicinali e pagano come spesa pubblica l'accesso ai medicinali dei cittadini. In fondo il, il diritto e il bene pubblico è una maniera in cui. Le autorità pubbliche, e lo Stato si impegna a comprare le condizioni essenziali, i medicinali essenziali di cui parlava poc'anzi Mark. E i, medici, i, i, medicinali, I medicinali essenziali, comprarli, però riconoscendo che il potere sovrano della produzione, della concezione, della distribuzione dei medicinali, in particolare dei vaccini, appartiene al settore privato. Questo è il pubblico oggi. Allora che lice parla invece di dire no, eh, la salute è un bene, è un servizio pubblico, cioè di responsabilità collettiva, sulla responsabilità di istituzioni pubbliche elette rappresentativamente, democraticamente, ecco tutto il dibattito sulla trasparenza. In un, in un sistema privato non c'è trasparenza, è, tutto, eh, è, è tutta una mistificazione la trasparenza delle imprese. Nello Stato, quando è pubblico, la trasparenza è, anche se lo Stato volesse essere corrotto, in una certa maniera c'è la condizione e le possibilità di garantire la trasparenza. Quindi bene pubblico significa che si toglie il monopolio della proprietà assoluta del settore privato. Non si può avere un bene pubblico, la, la, la salute del bene pubblico se si mantiene il diritto del brevetto. E quindi terza ca ragione per la quale noi sosteniamo apertamente questa iniziativa è il riallaccio che l'ICE può permettere tra diritti universali e beni pubblici mondiali. Cioè eh, il brevetto dissocia queste cose, il brevetto dissocia il diritto alla vita dai beni pubblici, perché dice è un bene privato. E poi è condizione che tutti quanti, noi i nostri dominanti, oggi accettano che la salute è un problema di accesso economico a prezzo abbordabile dei medicinali e dei vaccini. E lei è lì che il terzo elemento diventa, è che noi abbiamo l'impressione, e ho chiuso, che oggi siamo entrati in un inizio della fine della possibilità di una politica della salute pubblica mondiale che tutti quanti siamo entrati noi di accettare che concepire una politica mondiale della salute di fronte a pandemie, le pandemie significa che sono malattie mondiali, che implicano miliardi di gente, che questa politica della salute mondiale non sia più possibile. E perché? E perché, pensate un pochino, tre quarti della produzione mondiale di vaccini è in Europa. Ecco perché la Commissione europea non può allontanarsi dalle regole applicate finora. Tre quarti della popolazione della produzione mondiale è in Europa, compresa la Svizzera, ben inteso, perché eh, con Novartis eh, la Svizzera partecipa. Quindi come si fa a dire che noi cittadini europei non pensiamo solo a noi, ma con questa ICE tentiamo anche di mostrare che l'Europa è capace non di essere benevola, non di essere caritatevole nei confronti dei paesi poveri, delle popolazioni poveri, ma di voler partecipare insieme alla popolazione degli altri paesi, in particolare l'Africa, dell'America Latina e dell'Asia, a una visione, a una politica effettiva del diritto universale alla salute. Grazie Riccardo. Precisissimo. Aggiungo due cose che Diciamo, eh, rendono completo quello che hai detto, eh, due esempi. In Italia siamo al punto dove sono state ordinate e quindi vengono pagate 200 milioni di dosi di vaccino. È come essere eh, a una gara di cavalli all'ippodromo e decidere su quale si punta. In modo tale che poi, se quella arriva prima, allora avremo un po' più di vaccino. Poi, a un certo punto, nella corsa un altro passo avanti, allora puntiamo anche su quello. 200 milioni di dose. E l'Europa fa lo stesso. L'Europa ha preacquistato un mil... miliardo, scusate, 1 miliardo. e 480 milioni di dose. Sempre a con questa logica. 14 miliardi di dollari per quello che si chiama Advanced Marketing. Una spesa incredibile, assolutamente incredibile, un non senso, e parliamo di soldi pubblici nostri. Andiamo a, da, a fare, dare la parola per l'ultimo intervento e poi finalmente lasciamo lo spazio ai giornalisti, a, a Roberto Morea di Trasforma Italia. Sì, grazie. Io non, non, non aggiungo molte cose perché molto sono state dette. Eh, una delle delle. Delle cose che mi viene da dire è evidente che la necessità di eh, soddisfare anche i bisogni dei paesi diciamo, che non hanno la capacità di acquisto eh, dei vaccini è una cosa che riguarda anche noi. Sappiamo che la pandemia, per sua natura, si muove a prescindere diciamo, dai confini, e quindi co per consentire anche che altri paesi eh, siano. Eh, abbiano la possibilità di, 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 di cure è anche un'esigenza mondiale e non soltanto italiana. Una delle, delle cose che volevo sottolineare è, è che anche l'Italia, diciamo nel nostro ambito, eh, ha un ruolo in questa vicenda. E mi piace adesso sottolineare che eh, due parlamentari, due senatrici e la senatrice Paola Nunez e la senatrice Elena Fattori hanno presentato un'interrogazione parlamentare proprio per chiedere eh, il ruolo del governo italiano anche nella partecipazione delle trattative segretate. Sappiamo che eh, ogni paese ha un suo rappresentante dentro questo pool, eh, questa eh, combriccola, se permettete questo termine. Eh, che eh, sta trattando appunto con le case farmaceutiche, ma non sappiamo chi sia e che, quale sia la posizione del governo italiano. E quindi, eh, ringrazio a nome nostro, della, della ICE, eh, la possibilità di avere anche una, una risposta, eh, possibilmente anche dal governo italiano. E tecnicamente, diciamo, noi eh, dovremmo raggiungere come Italia. 180.000 firme. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati come campagna nella suddivisione degli stati come campagna eh, europea. È evidente che la, il COVID e eh, eh, la necessità di questo distanziamento sociale ci impedisce di eh, stare a strada per strada a intercettare, a far capire l'importanza della della questione e raccogliere le firme eh, anche cartacee, anche se questa è una possibilità che ci riserviamo eh, qualora diciamo, le condizioni eh, ci favorissero e quindi eh, saremo in piazza eh, anche per raccogliere quelle, le sottoscrizioni eh, cartacee. Però eh, riteniamo importante da oggi lanciare una campagna di adesione a questo comitato italiano proprio per allargare la partecipazione a partire dai soggetti più strutturati fino ai singoli individui che eh, ritengono come noi eh, che il diritto alla salute, come diceva Riccardo, è un diritto universale che non può essere eh, sostenuto con la spesa pubblica a favore delle grandi case farmaceutiche ma deve essere a favore dei cittadini e quindi eh, chiediamo intanto eh, a tutti i mezzi di comunicazione e qui abbiamo l'opportunità anche di parlare con alcuni di loro di eh, offrirci uno spazio eh, di, di presentazione di discussione per eh, far avanzare anche in Italia quell'opinione pubblica che secondo noi la pandemia ha dimostrato eh, quanto sia già preparata all'intervento pubblico necessario nella linea appunto che veniva ricordata prima, cioè quella di rendere es esigibili i diritti che vengono pronunciati, enunciati eh, molto spesso anche dalla Commissione europea stessa. Io mi fermo qui e do adesso eh, allora, la parola a Vittorio per, eh, per gli interventi dei giornalisti. Allora, intanto ricordiamo che tutti quelli che vogliono eh, firmare il sito è noprofitonpandemic.eu pandemic.eu eh, possono firmare tutti i cittadini dell'Unione Europea che abbiano più di 18 anni. Dico anche lo sento come un dovere come medico che eh, siccome l'accesso alle cure è la possibilità anche per i medici di curare noi oltre a rivolgere l'invito a partecipare a questo comitato a tutte le Associazioni, le realtà aggregati, sindacati, forze politiche, eccetera, noi ci rivolgeremo anche alle associazioni di medici e anche all'ordine dei medici, perché crediamo che possano svolgere un ruolo importante. Mi fermo qui e è il momento delle domande dei giornalisti presenti. Se posso intervenire, buonasera, sono Paola Baiocchi. Ho una domanda tecnica da, da, da porre. Che è in quanto tempo. Non so se mi sentite. Sì, se benissimo. Okay. In quanto tempo devono essere raggiunte eh, le firme per appunto, poter presentare poi questa, eh, questa ICE? Qual è il tempo, insomma? E l'altra cosa che mi ha molto allarmato di quanto avete esposto e la eh, sicurezza anche dei vaccini che vengono proposti perché eh, mi pare che il periodo di osservazione, diceva Cavalli, eh, viene ridotto a tre mesi soltanto per eh, poi metterli in, in così, eh, renderli fruibili eh, alla popolazione, e, eh, e poi appunto il fatto che la preoccupazione eh, così di essere coperti eh, da parte delle grandi case farmaceutiche sui rischi. Eh, mi sembra che sia come dire abbastanza eh, tangibile e il fatto che non escludono che ci siano questi problemi che già potrebbero esistere eh, chiaramente all'interno di un vaccino, ma forse con tempi di osservazione così brevi sono rischi che si accentuano. Vediamo se ci sono altre domande che le raccogliamo. Intanto, magari Franco. Sulla questione dei rischi, magari puoi rispondere tu e poi Mark sui tempi e meccanismi interni all'Unione Europea? Facciamo così? Vai tu, Franco. Sì, eh, 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 noi sappiamo che ci sono quasi 50 vaccini che sono ora in, in diversi stadi di, di, di osservazione, di sviluppo di, di, di prova clinica. Eh, le informazioni scientifiche disponibili sono per il momento relativamente poche. Eh, come dicevo, l'accordo che è stato fatto con le uh, agenzie che poi devono uh, registrare i farmaci, cioè la FDA americana, l'EMA europea, Swiss Medic e la svizzera, è stato che in questa situazione eccezionale... Ecco, si sì, eh, permetteva una velocizzazione del, del, di tutto eh, così l'iter e eh, che eh, si esigevano appunto per la fase 3, che è quella dove si paragonano eh, i, i volontari che sono stati vaccinati e volontari non vaccinati, si richiedevano almeno 30.000 volontari eh, osservati dopo eh, la eh, vaccinazione per almeno tre mesi. Ecco, questa è la regola che è stata accettata. Ecco, nella letteratura scientifica eh, non c'è niente sicuro, ma ci sono molti dubbi, anche, ecco, diciamo così, la principale rivista scientifica internazionale, l'ENSET, continua a domandarsi se eh, saranno sufficientemente sicuri, se non stiamo, così, eh, accettando delle regole eh, troppo blande rispetto a quelle... Eh, usuali e secondo me il fatto che eh, le grandi ditte si stiano così eh, un po' eh, garantendo contro possibili processi, domandando agli stati di coprire loro gli eventuali eh, effetti collaterali a media lunga scadenza. Dimostra proprio che per il momento di sicurezza ce n'è ancora relativamente poca. Grazie. Mark? No, eh, velocemente sulla procedura: la procedura è una procedura di massimo un anno. E quindi si tratta di raccogliere le firme in un periodo che uh, scorre da oggi um, fino a uh, questa, questa stessa data, cioè il 29, quindi di novembre del 2021. Um, quello che succede poi è che la Commissione europea ha un, un periodo per rispondere e, uh, cioè, innanzitutto uh, vanno verificate tutte le firme, però, lei vedrà che. Comunque, siccome si utilizza anche il sito della Commissione Europea, ci sono una serie di dati da, da introdurre, quindi le firme sono verificate quasi in tempo, te nel tempo stesso che, che vengono introdotte. Questo non vale ovviamente per le firme che sono raccolte, diciamo, in modo scritto, perché eh, lì vanno poi introdotte nel, nel sistema. Però eh, c'è questo tempo di, 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 verifi di verifica, insomma. E poi... Ehm, la commissione aveva un periodo per rispondere, accogliendo prima l'iniziativa, e poi, in secondo luogo, decidere che tipo di, di, di azione uh, vuole o non vuole um, proseguire. Quando questa quest azione viene considerata come non sufficiente c'è anche la possibilità per il Parlamento europeo di intervenire, ce l'abbiamo visto in, per esempio per il diritto all'acqua dove la comunicazione iniziale della Commissione europea è stata giudicata insufficiente e il Parlamento europeo ha poi preso l'iniziativa con Lynn Boylan, una deputata irlandese di uh, ricordare diciamo, la Commissione Europea che quello che stava facendo non rispettava um, diciamo, il messaggio, l'obiettivo dell'iniziativa um, del, dell dei cittadini. Uh, e quindi saremo lì, vediamo l'importante secondo me a livello, c'è cioè, il livello istituzionale, però secondo me l'importante oggi è anche Uh, con questa iniziativa, poter creare proprio a livello istituzionale un dibattito. Um, e davvero un, un, un. Siccome si tratta di uno strumento formale, uh, permette anche di creare uh, non, non solo pressione, però anche un dibattito dicendo: eh, c'è questa iniziativa, la Commissione la deve prendere in considerazione. Penso che ci siano uh, margini per farlo, uh, molto sinceramente, ho letto attentivamente la nuova strategia farmaceutica dell'Unione Europea uh, presentata la settimana scorsa e anche quella sui diritti di proprietà intellettuali, sui brevetti, e si vede che, um, insomma, qualcosa si muove, um, però che dipenderà moltissimo dalla mobilitazione sul campo per vedere. Quali di tutte queste proposte, perché lei sicuramente sa che um, questi, queste proposte e queste comunicazioni della Commissione Europea sono spesso dei, um, degli elenchi di, di cose che si potrebbero fare uh, e poi c'è da decidere cosa viene effettivamente concretizzata. Um, e se noi vogliamo che questa venga concretizzata, uh, l'ICE sarà un, uh, uno strumento assolutamente fondamentale anche nei mesi prossimi, cioè, più uh, vanno avanti le firme, più aumenterà pure la, la pressione uh, a livello istituzionale sulla Commissione europea. Grazie, Mark. Sulla questione dei vaccini, mi permetto di aggiungere una cosa: ad oggi. Non ci sono pubblicazioni scientifiche sui vaccini che sono sottoposti all'EMA e all'FDA. Allora abbiamo alcune domande che sono essenziali. Ne pongo due relativamente poi quindi anche alla sicurezza. La prima domanda, i trial sperimentali, su quali popolazioni sono state fatte? Perché se tutti i paesi dicono appena arriverà il vaccino lo utilizzeremo prima sul personale sanitario e poi sulle persone fragili persone anziane con patologie croniche ma queste persone sono state coinvolte o no nei trai sperimentali cioè io insegno questa materia globalizzazione e politica della salute è una delle prime cose che spiega i miei studenti di come si analizzano i trai e poi c'è un'altra questione di cui devo dire con mia sorpresa i media non parlano e cioè no è un problema enorme questi vaccini servono anche per evitare l'infezione? Ad oggi non pare che sia così. E cioè, sono vaccini che servono per evitare che la persona già infettata evolva verso la fase avanzata della malattia? Così sono stati pubblicizzati. E a domanda precisa, uno dei manager di Moderna, a cui è stato chiesto, ma questi servono anche per evitare l'infezione? Eh, la risposta è stata un'altra. Leggo qual è stata la risposta che ha dato. Per il momento sappiamo che il vaccino previene l'insorgere della malattia, lo sviluppo dei suoi sintomi. Dobbiamo ancora capire se potrà prevenire anche l'infezione e, preve e quindi evitare che ci siano persone vaccinate che contraggono comunque il virus, rimanendo asintomatici e potenzialmente contagiosi per gli altri penso avremo qualche risposta nei primi mesi del 2021. Ma io mi chiedo, uno Stato che stabilisce degli accordi economici ha diritto o no di avere queste informazioni e a questa trasparenza? Non stiamo parlando di una questione secondaria, eh? stiamo parlando di un punto fondamentale. Eh, andiamo avanti, se ci sono altre domande. Leonardo? Eccomi, mi sentite? Vengo. Sì, sì, vieni, vai. Ecco, sì. Grazie a tutti e a tutti innanzitutto per questa, per questa iniziativa. F faccio una premessa, sono veramente contento di essere qua con voi di pomeriggio e che molti di voi sono, considero appunto, compagni di lotta su questi temi e sono anche firme che insomma, con, siamo veramente orgogliosi di ospitare su, su, sul nostro settimanale. Eh, fa, ra rapidissimo, è, è una campagna a cui teniamo molto, questo addirittura a settembre abbiamo dedicato una copertina Vaccino Bene Comune che rivendichiamo molto, molto volentieri. Per... Insomma, è una battaglia che, a, a cui teniamo. Ecco. E appunto, collegandomi a, a quello che avete detto, ehm, appunto in quel numero, in questo numero, Vaccino Bene Comune, c'era un intervento proprio di, di Mark eh, che. Eh, parlava della trasparenza ehm, proprio per quanto riguarda i negoziatori che in Europa eh, si sono occupati di eh, appunto negoziare con le case farmaceutiche i vaccini. Ecco, eh, all'epoca eh, soltanto uno di questi negoziatori era stato, si era riuscito a individuarlo ed era una persona che aveva forti conflitti di interessi perché eh, era stato per diversi anni a capo della Federazione Europea delle Industrie Farmaceutiche. Ecco, perciò volevo chiedere a Mark... Si si erano fatti passi avanti rispetto a capire perlomeno eh, chi è che, eh, che noi, che l'Europa ha mandato a trattare per, eh, no, per, per poter negoziare questo tipo di prodotti. E poi le eh, domande insomma sarebbero tante, però cerco di. Eh, L'altra cosa mi incuriosiva molto è il fatto che ehm, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche di questa cosa, ne abbiamo parlato eh, nel libro, in realtà aveva Predisposto alcuni strumenti straordinari di condivisione eh, di eh, conoscenza, di dati rispetto a, a, alla pandemia, eh, strumenti nuovi come il, per esempio il COVID Technology eh, Access Pool che, che era stato richiesto dal da, da Costa Rica. Ed era uno strumento di cui appunto ci parlava Mark, che però era molto sottoutilizzato perché alcuni paesi in qualche modo non vi si erano rivolti. Ecco, in qualche modo, questa eh, quest iniziativa europea può essere anche uno sprone, a, anche rispetto all'OMS, per implementare sempre di più questi, questo tipo di strumenti che già ci sono? Prego Mark, e poi non so se eh, Franco Cavaglio o Riccardo Petrella vogliono aggiungere qualcosa. No, io ringrazio per la domanda, purtroppo non ho notizie molto positive o, o nuove in riguardo, visto che uh, Report, ha fatto, quindi Rai3, ha fatto un servizio importante sul tema, uh, dove hanno anche uh, svelato diciamo, i nomi dei, uh, dei due italiani coinvolti, um, quindi questo diciamo, è, è una novità. Um, poi voi, ovviamente, siete più secondo me uh, piazzati meglio per, per, per valutare um, chi, chi sono um, due, questi, questi due negoziatori italiani e, e che, da dove vengono. Insomma, uh, penso che. Um, quello che si può dire è che al di là dei nomi, e ovviamente Richard Bergstrom è stato un nome devastante per tanti, eh, perché è proprio un, un simbolo di, uh, di quello che si vorrebbe evitare a livello uh, europeo, giustamente questi conflitti di interessi che sono fin troppo chiari. Um, penso che in generale i negoziati da parte dell'Unione Europea non è che stiano andando molto bene, uh, i negoziati se li vediamo stanno. Um, appena visto adesso un giornalista belga per prendere l'esempio del remdesivir uh, quindi il, il, il farmaco diciamo antivirale che doveva aiutare in qualche modo uh, al trattamento che nel frattempo viene sconsigliato dal, dall'organizzazione mondiale della salute um, l'unione europea aveva negoziato tra uh, un prezzo di 2.100 euro più o meno a, a trattamento Um, ho appena visto una notizia di un giornalista belga che ha scoperto che in realtà l'Ucraina aveva trovato un generico equivalente uh, che avrebbe pagato 120 euro al trattamento. Cioè, lì si sa su... Um, è una mancanza di, 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 di competenza, è una vicinanza alle multinazionali che fa che si fanno molto poche domande... Um, perché mi sembra strano che l'Ucraina abbia più, uh, più potere negoziale uh, um, del, um, del, uh, dell'Unione Europea. Uh, quindi io penso che al di là dei nomi i contratti per ora stanno uh, rilevando piuttosto una, una resa davanti al, al potere delle, delle multinazionali farmaceutiche. E, e questo è un problema, questo è veramente un problema perché eh, si tratta al di là della salute di cui eh, hanno parlato altri, oggi si tratta anche a livello di bilancio della, della forza dei nostri sistemi di salute pubblica, eh, la sanità. Cioè noi sappiamo che ogni, ogni euro lo, lo, lo possiamo spendere una volta sola, e quindi quello se si fa veramente un, una rapina sui sistemi di sicurezza sociale o su. Um, sui bilanci nazionali avrà un, un impatto su tutto il sistema sanitario uh, dei paesi, dei paesi uh, coinvolti um, quindi io adesso temo di aver dimenticato la, la, la seconda domanda se, se c'era però uh, vedendo i negoziati, vedendo quello che abbiamo mh, scoperto diciamo per vizi uh, nascosti uh, per il prezzo negoziato con, uh, con la Gilead uh, non sono affatto rassicurato Grazie. C'è qualcuno che su queste domande eh, fatte da Leonardo Filippi di Left ha qualcosa da aggiungere? No, solo un brevissimo commento in, in diretto. Cioè, uno, una delle mie paure, oltre al fatto di quanto ho già detto prima, cioè di queste insicurezze persistenti, è che se alla fine avremo un disastro con questi vaccini, ciò. Così moltiplicherà all'infinito eh, i Novax, eh, che, tutti questi complottismi che stanno così eh, facendo capire alla gente che tutti i vaccini non servono a niente, quindi alla fine potrebbe esserci un, un vero disastro da questo punto di vista, proprio perché eh, in questa situazione, se non cambiano le cose, eh, si sta dimostrando una serietà non sufficiente. Grazie, ci sono altre domande? Va bene, allora direi Riccardo vuoi dire qualcosa? Microfono. R R Microfono. Sì, sì, rispetto alla questione di sicurezza, giusto un rapido commento eh, al problema anche che tu hai sollevato, nel senso che per... è un problema politico nel senso che gli stati hanno accettato attraverso il brevetto eh, che hanno, eh, le aziende mantengono il monopolio assoluto sulla conoscenza in fondo il brevetto solleva tutto il grande problema ma la conoscenza stessa essa, è un bene pubblico comune oppure è un bene privato e oggi la conoscenza è un bene privato allora lì perché gli stati accettano di finanziare quando a marzo l'Organizzazione Mondiale della Salute, lanciando il programma di cooperazione internazionale, aveva proposto a tutti quanti di mettere in pool, di mettere in comune le conoscenze sui protocolli di salute, su, sulle ricerche in corso, ecco, ad oggi nessuna impresa farmaceutica ha risposto positivamente. Alla richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Salute di mettere in comune le conoscenze. E come fanno gli stati allora? I nostri stati continuano a pagare e a finanziare le imprese. Beh, la risposta è che le imprese possono fare tutto quello che vogliono perché gli stati le finanziano. E invece gli stati di imporre oggi, fin d'ora, l'obbligo di mettere a disposizione le conoscenze, cosa fanno? Finanziano le imprese per essere ciascuna di queste imprese la prima a poter deporre una domanda di autorizzazione. È tutta una grande ambiguità, quindi sono gli stati. Le imprese fanno il loro gioco, le imprese sono lì per far profitto, perché gli stati invece sono sottomessi alle logiche delle imprese? E io credo che l'iniziativa CIC in questione dovrebbe permettere anche di dare delle risposte chiare. A questo problema fondamentale. Sono gli stati oggi responsabili, sono i governi, sono i rappresentanti eletti, che invece di salvaguardare gli interessi ai cittadini si sono sottomessi volontariamente al servizio delle grandi imprese farmaceutiche. Grazie Riccardo. E su questo tema aggiungo che uno degli obiettivi che, eh, dei quali si comincia a parlare a livello europeo, sia in ambito professionale, medico, ma anche e soprattutto in ambito scientifico e associativo, è che bisogna prendere in considerazione l'idea di arrivare a un'azienda farmaceutica pubblica di dimensioni europee. Non ha senso parlare di dimensioni nazionali in questo quadro, ma di dimensioni europee perché oltre a tutte le tematiche che abbiamo trattato oggi ci sarebbe un'altra questione che citiamo solo come titolo, e cioè anche su quali farmaci vengono fatte le ricerche, perché poi vengono fatte le ricerche sui farmaci che possono produrre maggior profitto e che qui, le cui patologie sono collocate nel mondo che può pagare, no? mentre invece nel sud del mondo tutta una serie di patologie sono ignorate dalla ricerca. Alcune ricerche si fermano a metà, non vanno neanche avanti perché ritengono le aziende di non trarre troppi profitti. Quindi, questa idea di un'azienda pubblica eh, farmaceutica europea potrebbe essere una grande idea. Però per ora noi ci fermiamo qui. Allora eh, ripeto: parte oggi questa campagna, eh, durerà una, un anno. Eh, abbiamo un sito che si può andare a vedere in italiano, right2cure.it, col 2 quindi write poi numero 2 core.it dove si può rivedere anche questa eh, diretta e abbiamo il sito per la firma no profit on io ringrazio tutti e ovviamente in particolare i giornalisti e tutti coloro che ci hanno seguito per via facebook ma anche quelli che hanno dato il loro tempo a partecipare a questa conferenza stampa perché noi sappiamo che quando abbiamo deciso di coinvolgere nel comitato promotore eh, personalità così eh, coinvolte, impegnate, ovviamente c'è sempre anche un problema di tempo. Per cui ringrazio tutti e vi auguro buona serata. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.